Da 18 anni sulla cresta dell'onda, il talent show pugliese più seguito e più acclamato nel sud Italia festeggia la maturità con nuove importanti tappe della tournée in giro per la Puglia in cerca di grandi talenti. Il nuovo tour di Stella del Sud 2018 è infatti iniziato e già numerosi giovani e giovanissimi che si sono cimentati nello show ideato e condotto dal presentatore televisivo Vito Diomede. Dopo aver fatto tappa nella suggestiva piazza 20 settembre di Martina Franca, gremitissima di gente, i prossimi eventi si svolgeranno a Capurso il 4 agosto nei pressi della Basilica in via Madonna del Pozzo, 11 agosto semifinale e 25 agosto finale nell'anfiteatro del Corvino Resort a Monopoli e nei primi di settembre a Barletta con il Gran Galà. Intanto i casting per uomini e donne che sanno cantare, ballare o dar prova di altre doti continuano ogni sabato mattina proprio al Corvino Resort di Monopoli. È possibile contattare anche il 333 32 21 178 per prenotarsi e partecipare al grande spettacolo. Oltre 30 i talenti che di volta in volta si esibiscono sul palco, il nuovo volto femminile Raffaella Vitale, la vincitrice dell'edizione 2017, la performer rutilianese Asia Santa Croce, il corpo di ballo della scuola di ballo e ritmo latino di Bari, ospiti il gruppo El Boliviano, con un brano che si preannuncia nuovo tormentone estivo dal titolo El Pareo. Le parti migliori della tournée andranno in onda su Teleregione, canale 14 del digitale terrestre in Puglia e canale 13 in Basilicata dal 20 settembre. Un evento che promette forti emozioni, vera anima di Stella del Sud, e allora non resta che vivere dal vivo la giostra di talenti in attesa che il meglio di possa essere rivissuto anche sugli schermi di Teleregione.